caratteristica della sua vita fu la sua pietà semplice, senza ostentazioni, che è andata rafforzandosi nei suoi anni del governo. Anche allora, egli non soltanto continuò la sua fedele assistenza alla messa domenicale con il suo messalino e magari servendola senza rispetto umano, e sentì anche il bisogno di assicurarsi l'assistenza divina ricevendo settimanalmente Cristo nella comunione. Ricordo bene quando nostro padre ci accompagnava a San Pietro la domenica e ci aiutava a trovare la pagina del Vangelo del momento mentre lui seguiva in latino sul suo messalino, come si usava allora le preghiere sul suo messalino. Noi due, le più grandi, ci teneva per mano e ci raccontava come sarebbe stato il Vangelo della settimana, della domenica, di modo che le nostre favole non erano le favole delle fate, no, era sempre qualche cosa, ricordava questo Gesù che faceva miracoli in mezzo alla gente e ci raccontava il Vangelo come veramente una storia. Ci teneva per mano nell'attraversare la strada, nell'attraversare la grande piazza, quasi a dire: state tranquille, con voi ci sono io. E di questa mano che ci ha sempre dato attraversando la piazza, forse è uno dei ricordi più belli che ho della mia fanciullezza. Le lettere scritte da Don Giulio de Lugan, che possono avere interesse nella ricostruzione della loro profonda amicizia e nella confidenza personale, soprattutto sui fatti politici del tempo, sono dal 29 al 40. 15 di queste mi sono state date da lui nella forma originale dopo la morte di mio padre. Che era pieno di fiori, assolutamente pieno, e la gente chiedeva un fiore per avere un ricordo. Batteva le mani, gridava Viva De Gasperi. Sembrava un corteo di gioia e non un corteo di morte. I giornali scrissero che quel passaggio lungo mezza Italia sembrava veramente un trionfo. Quello che lasciò scritto a uno dei suoi amici che gli chiedeva: che cosa ci lasci? Che cosa dobbiamo avere? Che cosa ci vuoi lasciare? E lui scrisse: quello che ci dobbiamo trasmettere l'un l'altro è il senso del servizio del prossimo, come lo ha indicato il Signore, tradotto e attuato nelle forme più larghe della solidarietà umana, senza menar vanto dell'ispirazione profonda che ci muove, e in modo che l'eloquenza dei fatti tradisca la sorgente del nostro umanitarismo e della nostra socialità. Sul ricordo che abbiamo distribuito qualche giorno dopo, era scritto: il Signore condusse il giusto per retti sentieri e gli manifestò il regno di Dio. Grazie.